Ah, vedi figlia, qui una volta era tutta campagna. Quella là invece è la fabbrica di laser! All'età di 16 anni Roborbio era un trentenne simpatico, ma venne morso un giorno da un ragno di laser e morì. Lì vicino c'era Papà Laser, che andava a lavorare all'azienda, gli piaceva guardare il calcio e faceva battute brutte! Papà Laser! Mister Framponzo ha spedito la lettera elettronica al cliente, quello con i soldi. Oh no, mi sono dimenticato! Papà, sgancia il soldo per il motorino. No, signorina, non avrai un motorino finché non avrai almeno 40 anni. Dai. No, dai, no, dai, dai, no, no. Uffa, papà, che poco swag. Ti faccio la linguaccia. Cosa? Ai miei tempi? Ora basta, a letto senza laser. Uffa. Papà, come nascono i bambini? Oh, allora, devi capire che quando una mamma e un papà si vogliono tanto tanto bene, può accadere che... Attento, papà, è entrata una cicogna in casa! Ah! Dai, papà, posso avere un po' di laser? C'ho fame. No! Ciao tesoro! Buon anniversario di matrimonio, mia cara! Cosa? Ma quello è fra 2 mesi! Cosa? Allora oggi cos'è? Il compleanno di mio zio! Vabbè, tanto questi fiori erano avvelenati! Papà, ho trovato uno scoiattolo morto! Ah! Alea iacta est! La messa è finita, andiamo in là! Papà Laser!